presto, io ho iniziato a 14 anni, i tempi non erano quelli di oggi. Io vengo da una città, da Catania, da un quartiere popolare, mio papà era operaio, io sono l'ultimo di 6 figli, e non c'era nulla, c'era un'Italia meravigliosa che voleva costruirsi, quindi non c'erano distinzioni di sorta, lavoravano tutti, non c'era l'attico, non c'era il primo piano, non c'era razzismo, non c'era xenofobia, c'era un popolo che voleva crescere in pace, ma ricostruire un paese che veniva dopo la guerra. Quindi io andavo a scuola, perché a 14 anni non c'era nulla, ed ero curioso. Una serie di cose che mi hanno portato, grazie alla curiosità, a iniziare da lì a qualche anno professionalmente. Però ho iniziato con dei grandi, che forse le altre giovani dicono poco, che non ci sono più da qualche anno, grandi interpreti, Turiferro, Salvo Randone, Valerio Macone, Enrico Maria Salerno e quant'altro, tutto quello importante. Ma non è perché erano noti che è la cosa importante. Una parentesi speciale per questo salotto a teatro, Pulcinella Mente, una rassegna ormai giunta alla 18ª edizione, ha consegnato un premio speciale a Leo Gullotta proprio al termine di questo appuntamento. Noi siamo con Elpidio Iorio che è direttore artistico, l'anima dei Pulcinella Mente. Perché Leo Gullotta? Beh, Leo Gullotta perché rappresenta un grande riferimento per i giovani, quelli che noi in qualche modo diamo spazio attraverso il teatro educativo e il teatro scuola. Leo Gullotta vanta un percorso artistico di oltre 55 anni con straordinarie opere, straordinari impegni, straordinarie testimonianze di un'arte poliedica, di un'arte che sa parlare diversi linguaggi e tutti con linguaggio eccelso, linguaggio straordinario, ma oltre a queste grandi doti artistiche basti pensare anche ai riconoscimenti. Lui è stato candidato oltre 6 volte per i Davidi di Donatello, conseguendone 3, ha partecipato al nuovo cinema Paradiso di Tornatore, insomma con un ruolo importantissimo come attore non protagonista, insomma come molti riconoscimenti, il Ciak d'Oro, il Globo, insomma tanti, ma questi riconoscimenti sono solo la cifra di un impegno che ha dato molti frutti e che ancora oggi riesce ad esprimere molto. Ebbene, noi questi riferimenti, questi lunghi impegni provenienti anche da una terra difficile, lui spesso ci racconta anche della sua provenienza, della sua infanzia, figlio di una famiglia anche numerosa, ma che ha voluto in ogni caso dare sfogo a quella che era la sua passione, cioè il teatro, il cinema e in genere la cultura. Bene, l'ha fatto con livelli eccezionali, quindi ecco che noi riconosciamo questo valore e lo invitiamo, lo prendiamo ad esempio soprattutto per i giovani affinché lo seguano nella loro voglia di dare il massimo nel campo delle arti.